Ci sono vari dubbi di costituzionalità del Rosatello. Il primo riguarda il metodo con il quale ne viene imposta l'approvazione, e cioè il ricorso alla questione di fiducia, che contrasta con l'articolo 72 della Costituzione, che prevede che in materia costituzionale ed elettorale bisogna seguire in Parlamento la procedura normale. Ora, fin dagli anni Ottanta, la Presidente della Camera, Nilde Iotti, chiarì che quando si poneva la questione di fiducia si dava vita a un procedimento speciale. Questo non si può fare in materia elettorale, cioè per approvare quella che è la legge politica più importante di tutte, perché disciplina il modo in cui gli elettori cittadini scelgono i propri rappresentanti. C'è poi una votazione della libertà del voto dell'elettore. Il voto dell'elettore non è libero. Intanto, come è stato detto, lui non sceglie circa i due terzi dei suoi rappresentanti, le liste sono liste bloccate e quindi non ha la possibilità di scegliere nessuno. C'è poi la questione del voto unico. Il voto dato a un candidato in un collegio uninominale va automaticamente alle liste pro quota, è un po' come l'8 per 1000, sulla base dei voti che quelle liste hanno ottenuto nel collegio. È una vera e propria violenza che viene fatta nei confronti dell'elettore, che non intendeva votare nessuna lista, intendeva votare solo per un candidato che gli piaceva. C'è poi una violazione dell'eguaglianza nel voto, perché i voti che avranno contribuito a eleggere i candidati nei collegi uninominali saranno conteggiati due volte, saranno conteggiati anche per eleggere i candidati contenuti nelle liste. Quindi c'era una colossale disparità. Questo non avveniva col Mattarellum, con la legge elettorale del 1993, perché c'era lo scorporo, cioè i voti che servivano per eleggere i candidati nei collegi uninominali erano in tutto e in parte sottratti a quelli che servivano per eleggere i candidati di lista. E alla Camera c'era la possibilità della doppia scheda, l'elettore aveva la libertà di dare due voti distinti. E quindi una pessima legge che fa violenza all'elettore e che viola vari articoli della Costituzione.